Quale esempio per la nostra vita di fede? Creare le condizioni perché questa fede possa crescere e maturare, e perché possa crescere e maturare in noi l'uomo nuovo in Cristo Gesù, dovrebbe essere obiettivo prioritario, perché base per ogni autentica realizzazione personale e comunitaria. Dobbiamo prendere coscienza di crescere nel Signore, di avere nel centro della nostra vita la Sua parola, di lasciarci guidare dalla grazia del Signore, perché solo così la nostra vita avrà un senso profondo e i nostri rapporti comunitari, traducendo in azione gli insegnamenti del Vangelo, costruiranno veramente una comunità unita, una comunità solidale, una comunità che si, nel lodare il Signore, si proietta al servizio del prossimo. Rileviamo invece che una società sempre più frenetica, che continua ad appoggiare e costruire modelli consumistici ed edonistici, che impone la sua visione materialistica, fagocita spesso anche quanti si ritengono buoni cristiani, eppur illudendoli di avere un rapporto intenso con Cristo, finisce con l'allontanarli dalla frequentazione autentica ed amorosa con Lui. Al Santo Padre Francesco, che lo Spirito Santo ha voluto suscitare per guidare la Chiesa in un tempo così difficile, va tutto il nostro affetto, alla vigilia della sua partenza per Rio de Janeiro, ove incontrerà i giovani.